Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ecco, l'orto del convento nel giardino dei frati minori cappuccini. Oggi qui, attraverso questo testo di Padre Eusebio, Briciole di Storia, vogliamo raccontarvi quanto era importante il legame che c'era tra Padre Eusebio e Padre Pio, e lui lo ha raccontato nel suo testo. Ci piace qui ricordare quanto accadeva proprio nella sua stanza, nella cella numero 1, che abitualmente, quando siete in pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, è uno dei luoghi più importanti del convento che visitate. Ecco, lui racconta che di fronte al lato destro del letto, dove dormiva Padre Pio, c'era un comodino piuttosto grande, che fungeva anche da armadio e contenitore di mille cose che servivano quotidianamente a Padre Pio in diversi momenti. Ecco, lassù, scrive Padre Pio, poggiava tutte le cose che aveva di immediato, no? E anche qualcosa che gli regalava la gente, i fedeli. Aveva, per esempio, tre statuette fosforescenti della Madonna di Lourdes, che conosciamo tutti. La notte lo aiutavano e gli tenevano compagnia nel momento in cui lui recitava la corona. Lui fa questo pensiero, dice: nella stanza di un santo tre statuine fosforescenti mi sembrano un po' troppe. Allora, come una stanza, dice, di qualche vecchietta di paese. Allora, dice, scrive Padre Eusebio, pensai bene di prenderne una e di portarla nella mia stanza. Lui racconta: comunque mi serviva come una presenza, la presenza della Madonna anche nella mia stanza, e soprattutto come anche un ricordo di Padre Pio, pensato e attuato. Lui ha preso la Madonnina e l'ha portata nella sua cella. La sera, al termine della giornata, è lo stesso Padre Pio che si accorge del furto. Infatti, subito lo guarda mentre cominciò a recitare il rosario e gli dice: Voglio, sono gli occhi miei o sull'armadio manca qualcosa? Padre Eusebio scrive: al primo momento io non ho capito a cosa alludesse, visto che non capivo, e che a quel punto, poi, subito dopo, volutamente, ero duro di comprensorio, scrive, mi disse con tono deciso: Lo vuoi capire, sì o no, che dal comodino manca una statuina della Madonna? Riportala e mettila al posto suo. Padre Eusebio, senza proferir parola, fece come aveva detto Padre Pio, andò nella sua stanza, ritornò, prese la Madonnina e la mise di nuovo sul comodino. Quando vide che era tutto come prima, subito Padre Pio dice: Oh, ora va bene, mo sì. E allora, scrive Padre Eusebio, passai all'attacco e gli dissi: Mi sembra, padre, come una vecchietta di paese attaccato a tutte queste Madonne, e che una basta. E subito Padre Pio rispose prontamente: Sì che basta, ma io non voglio ingannare proprio quella donnina vecchietta del paese che mi ha detto: Padre, gliel'ho portata da Lourdes, mi promette di tenerla nella sua camera, le terrà compagnia e così pregherà anche per me. Per farla contenta io le dissi di sì, e così anche per la seconda statuina, e così anche per la terza. E che ti dispiace, disse Padre Pio a Padre Eusebio, devono pagare l'affitto. E lui, Padre Eusebio, rispose a Padre Pio: Ora le manderà un'altra persona a offrirle un'altra statuetta, quindi ce ne saranno altre. E lui immediatamente lo zittì e mo basta.